trovati a Mattino 6. Oggi, venerdì 7 agosto, si venera tra gli altri San Gaetano da Thiene. Gaetano, di origine nobiliare, nacque a Vicenza nel 1480. Perse in giovanissima età il padre e la sua educazione venne curata dalla madre. Sacerdote a Napoli, si dedicò a pie opere di carità, in particolare adoperandosi per i malati incurabili. Promosse associazioni per la formazione religiosa dei laici e istituì i chierici regolari per il rinnovamento della Chiesa, rimettendo ai suoi discepoli il dovere di osservare l'antico stile di vita degli apostoli. Cofondatore dell'Ordine dei Chierici Regolari Teatini, nel 1771 è stato proclamato santo da Papa Clemente X ed è detto il santo della provvidenza. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le notizie nazionali e dal mondo. Dal Corriere della Sera e dalla Repubblica. Iniziamo con il Corriere della Sera, dal sito corriere.it, che apre con innovazione, super web, Renzi, un piano da 12 miliardi per banda ultralarga, 5 miliardi arriveranno dai privati, 7 dai pubblici, già stanziati 2,2 miliardi, la nuova rete entro il 2020, il Premier un primato europeo, in autunno i primi interventi, ora gli operatori si mettano in gioco. Mondiali Pellegrini rimonta da urlo argento nella 4x2, tutte le medaglie di Federica Pellegrini. Wind e 3 Italia, accordo fatto, lo strano balletto dell'annuncio, sul sito compare la notizia del matrimonio, poi rimossa, ma alla fine appunto la conferma. Televisione pubblica, Rai, Campo Dall'Orto nominato direttore generale, confermate le indiscrezioni, la nomina all'unanimità. Dall'Orto, 50 anni, succede a Gubitosi, Renzi l'aveva definito manager di esperienza. Riforme, la sfida della minoranza, il Partito Democratico, sì a elezione diretta del Senato, Renzi, vediamo chi ha i numeri. Gli emendamenti firmati dai 28 senatori di minoranza Dem per l'elettività diretta dei senatori e per ridurre il numero dei parlamentari. La lettera Napolitano, ma non si può tornare indietro sulla riforma, l'ineleggibilità dei senatori è un punto nodale già ampiamente delineato e concordato. Egitto, Suez così raddoppia il canale che ha fatto la storia, l'opera cambierà il commercio mondiale, permetterà il passaggio di 97 navi al giorno contro le attuali 49. Russia, nonnina serial killer, ha ucciso e fatto a pezzi 12 persone, trovato diario in cui confessa 10 anni di delitti. Le previsioni, arrivano 48 ore di caldo record, poi nel fine settimana i temporali, 9 città da bollino rosso e ancora caldo intenso e afoso su molte regioni, poi arrivano nubifragi e grandinate. Scomparso a bordo di un furgone grigio a Livorno, padre separato fugge con il figlio di 5 anni, l'uomo è separato dalla moglie, poteva vedere il figlio solo in presenza degli assistenti sociali, aveva organizzato un volantinaggio, subisco un torto. Le immagini di Hiroshima ieri e oggi, da 70 anni della bomba, un monito al disarmo atomico, il confronto tra le immagini del 1945 e di oggi, riportato appunto sul Corriere. I dati, alga tossica, attacca la Puglia, emergenza a Bari, Brindisi e Lecce, provoca febbre, bronchiti e dermatiti, allarme in 7 zone del litorale. Il piano di sesto idrogeologico, il piano del governo, pronti 1,2 miliardi si tratta, annuncia il ministro dell'Ambiente Galletti, di risorse spendibili già domani, poi seguirà l'azione delle regioni, interventi in 132 città. Valtellina, precipita da una parete, morto l'alpinista Enrico Olivo, detto Tico, 58 anni, stava attrezzando una nuova via sul monte Torrione a quota 2400 metri.
A Brescia, classi anti-gender negli oratori, la sfida dei genitori ultracattolici, scuola appunto al posto delle elementari pubbliche e paritarie. Dopo Siena, l'associazione Alleanza Parentale apre a Brescia, Schio e Padova. Bologna si gira l'ispettore Cogliandro, spari sul 7, parte la denuncia, aperta un'indagine per procurato allarme dopo una telefonata al 113 di un abitante del quartiere Pilastro. Pompei, la palestra grande inaugurata è subito chiusa, interviene il ministro, e poi è stata riaperta. Mattarella e le vittime di mafia, contrastare crimini e corruzione. Il Presidente della Repubblica ricorda gli attentati in cui persero la vita 35 anni fa il procuratore Gaetano Costa e 30 anni fa il vicequestore Antonio Cassarà e l'agente Roberto Antiochia. Ed ancora andiamo avanti sul Corriere, lapsus di Alfano, convergenza su Monica Macchioni e Lupi corregge il ministro dell'Interno in conferenza stampa alla Camera. Ancora senatori in ferie, Grasso, auguri e riposatevi che al ritorno ne avrete bisogno. E adesso passiamo al sito della Repubblica. La Repubblica.it, vediamo come apre rispetto al Corriere Sud. Ecco il piano, 100 miliardi di investimenti senza vincoli UE e solo a chi sa spendere. Banda ultralarga, Renzi dal CIPE ok ai primi fondi, quindi la notizia è uguale in apertura al Corriere della Sera, appunto al sito del Corriere. Ancora avanti, in USA hacker russi hanno attaccato i computer del Pentagono. Secondo l'NBC, Mosca è entrata nei server di 4.000 militari e civili. USA sull'accordo con l'Iran, Obama perde l'appoggio di due senatori democratici ed ancora la mossa di Renzi sulle riforme o i voti, ma vedrò. Forza Italia dalla minoranza Dem, la sfida degli emendamenti. Rai, Campo Dall'Orto, nuovo direttore generale, Grillo contro la Maggioni, ha affossato Rai News 24, grazie Renzi, ma il profilo Twitter era falso. Buzzi, ecco i 30 politici a Libro Paga, spunta il nome dell'assessore di Marino, IPM, quando salva Alemanno non è credibile. Piano di Galletti per dissesto del territorio, 1,2 miliardi per cantieri, primi stanziamenti per Veneto e Lombardia. Brasile, giornalista radiofonico ucciso mentre era in onda, aveva denunciato la corruzione di politici e amministratori locali. Yemen, liberata la donna francese che era tenuta in ostaggio da febbraio, a giugno era apparsa in un filmato lanciando un appello al presidente Hollande. Afghanistan, attentato a Kabul, almeno 8 morti e 200 feriti, è stato usato un camion imbottito di esplosivo. Saint-Tropez, narcotizzato e derubato il pilota di Formula 1 Jenson Button, i ladri sono entrati nella villa usando gas per addormentare gli ospiti. Il canale di Suez raddoppia il trionfo di Al-Sisi, l'opera faraonica che nasconde, come abbiamo visto prima anche sul Corriere. Ancora commercio globale, la guerra dei canali da Panama Suez e sfida USA-Cina ed ancora atomica, Hiroshima 70 anni dopo, lo speciale con le immagini luce. Sulla Repubblica.it, Livorno, padre separato, fugge con il figlio di 5 anni, poteva avere il piccolo solo con i servizi sociali, eluso la sorveglianza, ricerche in corso. Arona, writer, ventenne, travolto da treno mentre disegna su vagone in sosta, la tragedia nella notte, il dolore degli amici. Torino, ragazzo si sente male dopo l'allenamento e muore in palestra, hanno provato a rianimarlo per un'ora. Testimone sulla morte a Torino, sempre durante il TSO, l'hanno stretto al collo finché è caduto, il PM ordina autopsia sul giovane fermato dai vigili. Ed ancora Mattarella ricorda le vittime di mafia, contrastare ogni forma di malaffare. Palermo, cerimonia per Costa e Cassarà. Telefonia, il via le nozze tra Wind Tre Italia, come abbiamo visto prima, e Audi Web
ci dice che 29 milioni di italiani sono online, dato di giugno, in 17,3 milioni si sono collegati da dispositivi mobili. Ed ora passiamo al quotidiano Il Messaggero, vediamo sempre, continuiamo con le notizie nazionali e dal mondo, vediamo oggi come apre la prima pagina di questo appunto venerdì 7 agosto. Prima pagina del Messaggero, poi entreremo all'interno, apre con Super Web, piano da 12 miliardi. Punto la banda ultralarga, Renzi annuncia l'investimento, con l'aiuto dei privati copriremo il paese. Telefonia mobile, via libera la fusione fra Wind e Tre Italia, colosso da 33 milioni di clienti. In centropagina la fotonotizia, mondiali di nuoto, incredibile rimonta di Federica nella 4x200, pellegrini da urlo, la staffetta è d'argento. In breve la TV pubblica, Rai e Campo Dall'Orto, il nuovo DG, primo scontro in CDA sui due vice, ed ancora resa dei conti a sinistra, riforme, strappo nel PD sul Senato e la minoranza evoca la scissione. Roma, l'ultimo duello tra Premier Alfano, su Marino, sotto tutela. Mafia Capitale, slitta il 27 agosto la relazione, braccio di ferro sul parziale commissariamento. Ed ora entriamo all'interno, in primo piano, quindi la banda ultralarga, ok del governo al maxi piano di oltre 12 miliardi, Renzi 5 miliardi dai privati e 7 dallo Stato. Realizzeremo così le infrastrutture più importanti dei prossimi 20 anni. Ed ancora via libera la fusione tra Wind e Tre, un colosso con 33 milioni di clienti, con un'operazione da 21,8 miliardi, il nuovo gruppo si collocherà al primo posto nella telefonia mobile, risparmi per 5 miliardi e per ora nessun aumento di capitale, rimane il nodo del debito da 10 miliardi. Vediamo nel taglio basso, Bollorè rassicura il Premier sugli impegni di Telecom, oggi dati a giugno del gruppo TLC, utile di 30 milioni a causa di 350 di rettifiche, piccoli passi avanti dalla gestione Italia. E questo per quanto riguarda l'incontro, 750 i milioni di euro, gli investimenti di Telecom Italia per lo sviluppo appunto della banda ultra larga. Ancora Rai, il CDA nomina Campo Dall'Orto, subito scontro sui due vice DG, insediati nuovi vertici durante la riunione inaugurale. Freccero contesta le anticipazioni sui prossimi incarichi, comincia la lotta. La giornata, quel pranzo vertice riservato tra la presidente e il direttore. Ed ancora pronto il piano per tagliare reti e TG, una stretta sui talk show e più web, il dossier per trasformare Viale Mazzini da azienda di broadcasting in media company di livello europeo. Il progetto discusso in questi mesi tra il Premier e il nuovo direttore, gli esuberi dirottati sull'online. Vediamo nel taglio basso l'intervista, il caso pensionati, pasticcio all'italiana, mi aspetto circolari e decine di ricorsi. Michele Tiraboschi così parla il, appunto prima hanno voluto la legge per favorire il ricambio e poi puntini puntini, ora basterà una deroga della funzione pubblica. Andiamo ancora avanti, riforme, strappo della sinistra, PD, Renzi, niente veti, voci di scissione. La minoranza presenta oggi gli emendamenti per il Senato elettivo, firmati da 28 senatori. Bersani, il dissesto non è Vietnam. Ed ancora Nazareno 2.0, pronto a partire, Berlusconi, ora indispensabili, dopo l'intesa sulla RAI, avanti in vista della ripresa, le colombe è tornato Gianni Letta, i forzisti si candidano, noi gli anti-Vietcong, ma il testo va modificato, più, poi giù le tasse. Nel taglio basso, piano per il Sud, ministero ad hoc, infrastrutture e sburocratizzazione, questo il focus.
Ancora in primo piano, in retroscena, Renzi Alfano, rinvio su Roma, il ballo in ballo, c'è la sorte di Marino. Due ipotesi nella relazione del ministro, intervento soft o il sindaco sotto tutela. Il premier cauto, il 27 agosto il piano sulla capitale, Giubileo incluso, Vaticano irritato. Vediamo nella pagina successiva, Buzzi, ecco il libro mastro, le accuse, i dubbi dei PM, la procura su Carminati, Alemanno e le cosche, dichiarazioni non credibili, pagavo assessori, consiglieri e presidenti di municipio dell'amministrazione Marino, queste le dichiarazioni nel verbale appunto di Salvatore Buzzi. Il caso, gli incontri con il militare del Quirinale, pensavamo fosse un commercialista. Ed ancora l'accordo con i Rom, il comune li pagava 15.000 euro al mese, trattativa tra Odevine e i capi delle tribù per convincerli a spostarsi da Ponte Marconi. Orlando, immunità sempre in primo piano, si muove il Parlamento, il ministro torna a sollecitare una revisione dell'autorizzazione all'arresto, ma non ci sarà alcun atto del governo in materia. Il Movimento 5 Stelle è favorevole a rivedere l'articolo 68 della Costituzione, si può discutere ma non delegando decisioni alla Consulta. Le carte, Renzi intercettato, il PM apre un fascicolo, ma sulla pubblicazione delle telefonate con Adinolfi i giornalisti non sono indagati. Ancora dal mondo, tutto il mondo a Suez, festa per il nuovo Egitto con l'incubo terrorismo. Il raddoppio del canale voluto da Al-Sisi, ospite d'onore Hollande, la Francia punta a scalzare l'Italia dal ruolo di partner privilegiato. Ed ancora nel taglio basso la notizia di cronaca, la storia Russia in Russia, nonna killer uccide 12 persone e forse le ha mangiate. Ancora Pompei, nelle cronache la palestra riapre dopo la protesta, inaugurata lunedì scorso con grande enfasi, era stata immediatamente chiusa. L'ira dei turisti scatena il caso, le visite erano previste soltanto nell'orario serale, non abbiamo abbastanza personale, poi interviene il ministro. La decisione di Franceschini, il comunicato della sovrintendenza, dalle 14 di ieri, ingressi di giorno. E dopo la frana vediamo qua Galletti nella fotonotizia in centropagina, in arrivo 1,3 miliardi per il dissesto idrogeologico, così come abbiamo visto riportato anche sui siti online. Terrore al distributore, fa rifornimento di gas, salta in aria con l'auto, a Macerata muore quarantenne, aveva riempito per sbaglio due bombole GPL da cucina con il metano. Operatore indagato, impianto sequestrato, la procura, operazione vietata, un testimone, un botto disumano, poi tanto sangue. Il caso Calabria, sindaco vieta ai cittadini di morire ed ancora l'allarme in Puglia, l'invasione dell'alga tossica. L'emergenza, migranti, lo shock dei superstiti a Palermo, urla dalla stiva, li hanno lasciati affogare, sbarcati i profughi ieri in Libia, evitata un'ennesima tragedia, la guardia costiera salva 381 persone a 30 miglia dalla costa africana, l'Unione Europea adesso serve un nuovo approccio. Ed ora vediamo la pagina dedicata all'economia, la prima pagina, la crisi, Grecia, FMI rinvia gli aiuti in autunno, l'istituzione di Washington vuole prima valutare le riforme, anche la Germania ora frena, il negoziato sarà ancora lungo, slitta quindi il via libera allo sblocco degli 80 miliardi di aiuti previsto il 20 agosto, entrate fiscali in caduta libera per le casse di Atene. E con la pagina dedicata all'economia dal Messaggero ci fermiamo per il consueto appuntamento con Giovanni De Palma di abruzzometeo.it e abruzzometeo.org. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Buongiorno, allora quali saranno le previsioni? Abbiamo anche visto sul Corriere che insomma qualche altra giornata di caldo intenso e poi nubifragi, ce li confermi?
Sì, Elisa, perché se da un lato in queste ultime settimane, in questi ultimi giorni, siamo stati interessati da una vasta area di alta pressione di matrice nordafricana che continua ad interessarci in queste ore e favorisce temperature molto elevate, la tendenza è verso una graduale ma lenta attenuazione di questa area di alta pressione. Continuerà ancora a fare caldo nei prossimi giorni, però pian piano, la struttura di alta pressione tenderà ad indebolirsi, soprattutto in quota, e già oggi avremo dei piccoli segnali che si tradurranno con formazioni temporalesche pomeridiane, soprattutto sulle zone montuose, poi in estensione verso la Valle Peligna, verso l'Aquilano, localmente anche verso la Marsica, questo nel corso del pomeriggio sera. Andrà così anche nella giornata di domani, quindi dopo condizioni iniziali di tempo stabile, insomma, su gran parte del territorio regionale, quindi nel pomeriggio torneranno a formarsi dei temporali che poi si estenderanno verso il settore occidentale della nostra regione, soprattutto nel pomeriggio, tardo pomeriggio. Le temperature continueranno ad essere ancora piuttosto elevate, poi pian piano a partire dalla fine settimana assisteremo a una graduale attenuazione, a diminuzione delle temperature, mentre comunque lungo la fascia costiera l'afa sarà ancora piuttosto marcata, perché i tassi di umidità risulteranno piuttosto elevati, ma c'è da segnalare poi un probabile graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche, perché inizieranno ad affluire delle masse d'aria più fresca di origine atlantica che entreranno proprio nel Mediterraneo dalla Valle del Rodano, attraverseranno la Sardegna e raggiungeranno le regioni centro-meridionali. Questo nei primi giorni della prossima settimana, quando sussiste appunto la possibilità di temporali non solo stavolta sulle zone interne, ma si rischiano dei fenomeni anche sul versante adriatico. Questa è la tendenza Elisa, ma c'è anche da segnalare comunque una tendenza per quel che riguarda il lungo termine, cioè ovvero proprio in prossimità del Ferragosto. Ebbene, se la situazione verrà confermata, si prospetta un ulteriore cedimento di questa ormai persistente struttura di alta pressione a favore dell'arrivo di correnti atlantiche che, se confermate, raggiungerebbero gran parte del continente europeo, Italia compresa, e diciamo potrebbero favorire un peggioramento delle condizioni atmosferiche e un deciso abbassamento delle temperature. Si tratta tuttavia, Elisa, questa è di una tendenza da confermare proprio nel corso dei prossimi giorni, Elisa. Bene, grazie Giovanni, ti auguro una buona giornata e soprattutto buon lavoro. Grazie Elisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Buon lavoro a Giovanni De Palma, perché io ricordo che oltre al sito internet abruzzometeo.it, abruzzometeo.org, potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo, così come potete vedere dalla grafica, grazie a Gianni D'Areo dalla regia, e anche sul profilo Facebook personale di Giovanni De Palma. Potete così postare commenti, porre domande, insomma essere sempre aggiornati in tempo reale sulle condizioni appunto meteorologiche, oggi più che mai, anche in vista, come abbiamo sentito da Giovanni De Palma prima, anche in vista del Ferragosto. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, a tra poco. Eccoci rientrati alla seconda parte di Mattino 6, apriamo con le notizie regionali, quindi passiamo alle notizie regionali, vediamo come apre la prima pagina dal Messaggero, appunto dedicato all'Abruzzo. Andiamo alla prima pagina per quanto riguarda appunto le notizie regionali, eccoci qui, prima pagina dedicata all'Abruzzo, Medusa, addio Ferragosto. A Pescara, dopo la rissa, il questore sospende l'attività notturna per 10 giorni, resta operativo lo stabilimento balneare, la proprietà sceglie il silenzio. Ancora Campo Imperatore, incanto tibetano per Maraini, la gemma del Gran Sasso, ricordava il grande altipiano asiatico. In centropagina, la fotonotizia, salvataggio dell'ISA, non c'è accordo, rinviata la discussione sulla legge Pietrucci. Il personaggio è una promessa dell'atletica, il figlio di Rocco Siffredi. Entriamo all'interno, vediamo l'ecoturismo, Via Verde, entro l'anno l'appalto va aggiudicato o 15 milioni sfumeranno, la grande pista
ciclo pedonale di 40 km sulla costa dei Trabocchi. Pepe, un'occasione unica, provincia di Chieti e comuni facciano presto. Ed ancora Campo Imperatore, appunto incanto tibetano, indagine della CNA, la crisi dell'edilizia frena i segnali di ripresa. Inquinamento, litorale pescarese, balneabilità del mare, oggi riunione in comune, poi le decisioni sul fiume accanto alla Golena Nord, cattivi odori e scarichi a cielo aperto. Trasporti, bus si fermano per lo sciopero contro Tua, d'Alessandro dovrebbero applaudirci. Rolandi della Filt CGL, troppi tagli, effetti disastrosi sulla società e sull'utenza. E su questo articolo ci fermiamo appunto per vedere il contributo video per quanto riguarda lo sciopero appunto di oggi indetto dalla CGL e UGL Trasporti Abruzzo. Ascoltiamo. 24 ore di sciopero domani 7 agosto da parte dei lavoratori del trasporto pubblico locale abruzzese per dire no alla politica della Giunta D'Alfonso sul TPL. CGL e UGL hanno organizzato due eventi, un sit-in alle 10 sotto la Regione Abruzzo in Viale Bovio a Pescara e un incontro dibattito con i politici regionali a Teramo alle 17 all'Hotel Abruzzi. I sindacati degli autoferrotranvieri contestano soprattutto i tagli al settore, meno 10 milioni di euro per il 2015, che significano anche tagli alle corse e ai servizi. Poi ci sono le questioni aperte relative alle assunzioni e all'estensione a tutto l'Abruzzo del biglietto unico già attivo nell'area metropolitana di Chieti Pescara. Il nuovo trasporto pubblico locale deve puntare al fatto intanto di mantenere fondamentalmente un'azienda pubblica che gestisca il trasporto della nostra regione. E poi deve evitare di fare quello che è stato fatto nel passato, cioè intervenire sistematicamente sui tagli ai servizi, cosa che ha fatto anche l'azienda unica, nel cui piano industriale sono previsti appunto tagli ai servizi, affidamenti ai privati attraverso le subconcessioni. Noi queste operazioni le stiamo contestando. Altro motivo di scontro tra sindacati e politica è la Sangritana e le 35 assunzioni con contratti di somministrazione che secondo i sindacalisti potrebbero costare caro alla collettività. Eh beh sì, quello come diciamo noi a photo finish, mentre noi stavamo in regione stavamo discutendo il nuovo contratto di Tua sui nastri, sui riposi e quant'altro, la stanza a fianco il presidente Di Nardo deliberava in GDA le nuove assunzioni e transazione a 110.000 euro. Quindi oggi giornata di sciopero, andiamo avanti, ecco, e troviamo la pagina dedicata all'Aquila, i volontari con la ramazza, così ricostruiamo la città contro il degrado, sempre più associazioni, l'Aquila e Casa Nostra hanno dichiarato i protagonisti in foto. La ricostruzione, caserma dei Vigili del Fuoco, progetto pronto a settembre, il provveditore, i lavori partiranno entro la fine dell'anno. Posto auto per ragazza disabile, il sindaco non ce n'è bisogno. Andiamo, vediamo ancora il taglio basso, la relazione bilancio, arriva il nulla osta dei revisori, approvazione in ritardo per la prefettura, invia la diffida, consiglio da riconvocare a fine agosto. Vediamo ancora avanti, l'Aquila, salvataggio dell'ISA, niente accordo, le commissioni consiliari regionali non hanno trovato l'intesa, il nodo è l'erogazione dei fondi anche ad altre realtà culturali. Discussione rinviata all'11 agosto, prima dell'ultimo consiglio. Febo, maggioranza spaccata, governo D'Alfonso nel caos. Vediamo ancora nel taglio basso l'incidente, un'anziana muore schiacciata dal motofurgone guidato dal marito, la procura apre un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio colposo. Tancredi al magistrato, contatti con tutti, l'ex consigliere, i 2.000 euro nel beauty case erano di mia moglie, dovevamo partire per la Grecia, ha dichiarato. Ed ancora rapinato al banco, scatta l'allarme, quarantenne avvicinato da due giovani che gli portano via i 500 euro prelevati. È successo ad Avezzano, sempre ad Avezzano, contratto di quartiere di Pangrazio dice stop, l'amministrazione si riprende il fabbricato del nuovo comune, il sindaco poi si vedrà.
sul Mona, sul Kitchen in periferia, piscine, amache e campo di beach volley, buona musica e giochi. E, come nel film, Jacopo e Matteo hanno trasformato un vecchio albergo in un luogo di aggregazione. Sul Mona, Transiberiana d'Italia, con il treno nella foresta, ed ancora sul Mona, semaforo rosso al pronto soccorso. Prima pagina dedicata a Pescara, Medusa, chiusura by night, addio Ferragosto, dopo la rissa della settimana scorsa, stop dal questore per 10 giorni dell'attività notturna dello chalet. Resta pienamente operativo lo stabilimento balneare, la proprietà si consulta con i legali ma sceglie il silenzio. Il provvedimento vale dalle 20 alle 8, si entra nel periodo clou dell'estate. Passamonti, il questore ha detto, vigileremo su tutti i luoghi di divertimento. Ed ancora Pescara Vecchia, preso baby rapinatore, Francavilla a Roma in trasferta per i furti. Nel parcheggio della Golena Sud il ragazzo aveva aggredito la donna prendendole la borsa con pochi euro, si parla di solo 50 euro. Ed ancora l'ordinanza, slot machine, giro di vite sugli orari, il comune regola l'apertura delle sale giochi all'interno di bar, ristoranti e ricevitorie, due fasce utili, 9, 12 e 18, 23, Alessandrini, non risolviamo il problema ma lo arginiamo, legge regionale in arrivo dopo i preoccupanti dati del CERT. Su questo articolo c'è la polemica da parte degli esercenti che hanno contestato la ratio della norma che li vedrebbe penalizzati rispetto appunto alle sale gioco. Vediamo il perché del servizio di Alfredo Primante. Tra le polemiche e le proteste degli esercenti, il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha presentato l'ordinanza che va a regolare e che intende contrastare il fenomeno della ludopatia. L'ordinanza segue un ordine del giorno votato in Consiglio Comunale e prevede orari stringenti per il gioco in bar, ristoranti, pizzerie, tabacchi e tutti quei locali che non hanno un'autorizzazione esclusiva per l'installazione delle macchinette. Si potrà giocare dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23. Vi sono dei profili di legittimità che ci lasciano intendere come questa ordinanza possa essere migliorata e su cui intendiamo aprire naturalmente un dibattito. Il tema però di base è quello di fornire una risposta a un male sovente oscuro, sovente invisibile nel nostro tempo, che però esiste e che, ripeto, come dicevo prima, ha dei costi sociosanitari cui un pubblico amministratore non può essere indifferente. Quello che proprio non va giù agli esercenti è il doppio binario seguito dall'amministrazione comunale, che non ha regolato l'attività delle sale gioco, quelle che esercitano l'attività in via esclusiva. Il sindaco ha spiegato che una ordinanza in questo senso sarebbe stata fragile dal punto di vista normativo. Non sono dello stesso avviso gli altri esercenti che annunciano ricorsi. Credo che il sindaco voglia fare un'ordinanza che cerca di aiutare le persone che sono malate in questo. Ma non è che chiudendo l'attività alle imprese si risolve il problema. Credo che ci voglia un tavolo di confronto immediato subito. Se poi viene limitata l'attività soltanto ai bar, ristoranti e pizzerie e tiene in piedi le sale scommesse, le sale gioco, secondo me questa è un'ordinanza che rischia di essere impugnata dal TAR e sicuramente qualche giudice darà ragione alle piccole imprese. Passiamo ora alla pagina dedicata a Chieti, sempre dal Messaggero. Approvato il bilancio ma i conti sono fuori controllo per il Consiglio Fiume, anticipazioni di cassa per 16 milioni, Argenio del Movimento 5 Stelle, Chieti solidale, i servizi sono solo la punta dell'iceberg. Vediamo ancora alberi storici, cedri, lecci e pini, ecco i monumenti con foglie e radici, censimento verde, individuate 12 piante a 5 stelle. La contestazione, Marucino, perizia consegnata tardi, i 6 di minoranza escono dall'aula. La proposta di Paolo San Giustino Pedonale, il comune è dura. La proposta era dell'assessore appunto di Chieti. Vediamo ancora Vasto, la grande sete resta l'emergenza dell'estate. Il commissario regionale del Consorzio di Bonifica Sud, Sandro Annibali, è tornato a lanciare l'allarme. Stamane vertice del prefetto di Chieti, a cui parteciperanno anche il collega di Campobasso e il Consorzio di Termoli.
Con le grandi fabbriche ora a basso regime i tecnici possono tirare il fiato, ma tra meno di 20 giorni potrebbero essere di nuovo guai. Lanciano gita all'Expo con sorpresa, malumori a scuola ed ancora Lama dei Peligni, concorso truccato in quattro nei guai. L'udienza il 24 settembre, San Salvo, droga per la scampagnata, arrestato per i prossimi giorni di festa, aveva iniziato a preparare le dosi di hashish e marijuana. A Lanciano, San Lorenzo, tre notti nel quartiere vecchio, ad Ortona torna l'asilo nido, aperte le iscrizioni. Prima pagina dedicata a Teramo, le famiglie dei disabili tornano ad alzare la voce, la minoranza, rinunciamo al gettone di presenza per donare 40.000 euro. Una delegazione di circa 20 persone ha incontrato ieri mattina il sindaco e l'assessore Misticoni, chiesta la revoca immediata della delibera che prevede il taglio ai servizi gratuiti. Quindi ieri mattina di nuovo la protesta in comune, vediamo il contributo video anche su questo articolo di Alfredo Giovannozzi. La protesta delle famiglie di persone con forti disabilità contro la decisione dell'amministrazione Brucchi di introdurre la compartecipazione nelle spese assistenziali non accenna a placarsi. Questa mattina una delegazione era ancora in comune per un incontro con l'assessore alle politiche sociali Valeria Misticoni. La discussione è stata animata, ma la posizione della maggioranza sull'argomento è rimasta la stessa, inamovibile. Abbiamo detto in accordo con il sindaco che il 25 agosto ci vedremo con una riunione tecnica nella quale inviteremo anche le ASL e alcune le associazioni di disabili per vedere quali sono delle correttivi eventuali e futuri che si possono apportare. Certo, l'impianto del provvedimento insomma c'è e rimane quello. Di posizione diversa le opposizioni che al termine dell'incontro, al quale hanno assistito anche rappresentanti della minoranza, hanno fatto sentire la loro voce e rivendicando il diritto da parte delle famiglie di usufruire degli stessi livelli assistenziali avuti fino ad oggi, grazie anche a una più razionale, a loro dire, ridistribuzione della spesa e degli investimenti dei soldi del Comune. Chiediamo all'amministrazione un intervento a doppio binario, uno a regime, quindi a più lunga gittata, che servirà a rimodulare in modo chiaro quelle che sono queste soglie di reddito assolutamente ingiuste e non eque per le famiglie. Soprattutto chiediamo un intervento immediato per tamponare la situazione emergenziale che si è creata nell'immediato. Innanzitutto si deve sospendere immediatamente il provvedimento amministrativo, anche perché i soldi stanziati ci sono, e quindi prendersi un periodo di un mese e mezzo per poi sedersi attorno a un tavolo e fare uno studio serio, anche caso per caso, per riformulare e rivedere i criteri, se effettivamente è necessario, se effettivamente bisogna risparmiare delle risorse, perché allo stato attuale le risorse se ci sono. La polemica ancora, Mastro Mauro replica, Brucchi a muso duro, invece di citare impropriamente Giulianova, si sforzi di garantire ai suoi cittadini servizi puntuali. L'emergenza, grosso incendio a Carapollo, minacciata la Team e il Canile, ed ancora in breve Brucchi e Di Martina, appello per l'abbonamento al Teramo. La nomina con commercio di Sante riconfermato alla presidenza, nel segno della continuità restano anche i vicepresidenti Giovannelli e Sfoglia. Sant'Egidio tenta estorsione, scatta la denuncia. Ed ancora andiamo avanti sulla costa, Giulianova, chalet trasformato in centro d'accoglienza, extracomunitari si sistemano al Rosso di Sera, abbandonato dall'INPS che ne ha ereditato la gestione. Furti con inseguimento e arresti per le vie del Lido, siringhe usate e lasciate all'aperto nel centro storico. Alba Adriatica, lungomare nord, i commercianti protestano per l'isola pedonale. Ed ancora Giulianova, Salinello torna il divieto di balneazione. Il personaggio Ginoble, ambasciatore di Roseto nel mondo, consiglio comunale straordinario per il ventenne componente del volo, ormai una star. E anche su questo articolo ci fermiamo, perché abbiamo ascoltato proprio ieri pomeriggio il vice sindaco su questa consegna, appunto, che avverrà sabato sera a Roseto degli Abruzzi.
L'amministrazione comunale di Roseto ha in programma una seduta di consiglio comunale straordinaria per il gruppo Il Volo, gruppo che ha vinto Sanremo, conoscitissimo. Perché? Allora, giorno 8, sabato, quindi alle ore 20, noi celebriamo questo consiglio straordinario, deciso già a febbraio quando i ragazzi hanno vinto Sanremo. In realtà avevamo già dato una targa, diciamo così, ai ragazzi del Volo per, come dire, per i successi che loro avevano già in tutto il mondo, perché non dimentichiamo che loro sono diventati famosi prima nel mondo e poi con Sanremo anche in Italia. Ecco, quindi celebreremo questo consiglio, daremo la targa di ambasciatore del mondo a Gianluca Ginoble e daremo la cittadinanza onoraria anche agli altri due ragazzi del Volo e anche a Michele Torpedine, che è il loro impresario, comunque produttore. Quindi sarà una serata, come dire, all'insegna della gioia, e sarà presente anche un giornalista di settore, un giornalista che si interessa anche di Sanremo, che è Marino Bartoletti, che per dimostrare il suo affetto a questo trio sarà presente, quindi farà un, diciamo, un ringraziamento anche lui. Noi, per consentire a tutta la cittadinanza di partecipare a questa manifestazione, si celebrerà nella sala consigliare, ma avremo un maxi schermo in piazza proprio sotto la sala consigliare e delle sedie per il pubblico che volesse intervenire. Quindi invito tutti i ragazzi, giovani ma anche meno giovani, perché i fan del trio Il Volo di Ignazio Boschetto, Piero Baroni e Gianluca Ginoble sono tantissimi, me compresa peraltro, quindi venite tutti e insieme li festeggeremo, perché poi loro chiaramente dopo il Consiglio Comunale, dopo aver ricevuto questo riconoscimento, incontreranno il pubblico e con loro faranno anche delle foto. Ed ora passiamo al quotidiano della provincia di Teramo, La Città. Vediamo come apre oggi. Eccoci, la B aspetta Catania e Teramo, varato il calendario. A Bodi, per ora organico completo, si parte il 5 settembre. Vediamo in centropagina, bagno vietato a Giulianova Nord e Scerne di Pineto, divieti di mezza estate, ed ancora gli autistici diffidano il comune, tagli e compartecipazione a Teramo rinviata, questione ISEE. In breve, l'incendio doloso, Canadera in volo a Carapollo per salvare la Team, ancora Martinsicuro, rimossi gli ombrelloni in spiaggia libera, tra Atri e Pineto, avvistati i lupi a passeggio a Villa Ferretti. Entriamo all'interno, vediamo la pagina dedicata alla regione, Pescara, gli autisti Tua incrociano le braccia per 24 ore, quindi apre con lo sciopero di oggi, le iniziative due organizzate, un presidio di fronte alla sede della regione a Pescara e un incontro dibattito a Teramo con Renzo Di Sabatino e Dino Pepe. Oggi lo sciopero di CGIL e UGL per protestare contro i tagli delle risorse e l'eliminazione dei servizi essenziali. Artigianato, crolla il credito erogato dalle banche alle imprese. Siamo all'Aquila e ancora a Teramo. Il Quirinale interviene contro lo spopolamento delle aree interne. La Presidenza della Repubblica scrive ai vertici d'Abruzzo e Molise per sollecitare interventi. È ancora l'emergenza, non siamo fannulloni, vogliamo lavorare. Yusuf, il volto simbolo della protesta dei migranti, racconta la sua storia. Il mio sogno è finire all'università, dice. Sistema sbagliato, sovranità popolare, il gruppo vicino a Matteo Salvini, circa il sistema, ha dichiarato un meccanismo che favorisce solo i privati. Ateneo, l'Università di Teramo spopola su Facebook con 18.000 mi piace, si piazza al 12° posto in Italia. Ed ancora disabili, gli autistici diffidano il comune, altre proteste contro i tagli ai contributi e la compartecipazione, la questione ISEE rinviata al 25 agosto. La politica, stavolta il sindaco incontra i manifestanti, minoranze riunite per decidere se devolvere il gettone di presenza. La protesta, Silvi, la vita indipendente dei disabili non paga. Andiamo ancora avanti, il comune ignora la legge sugli appalti, Alessia Cognitti del PD denuncia l'illegittimità del frazionamento dei lavori. Tutti biancorossi, il sindaco Brucchi invita i consiglieri ad abbonarsi al Teramo Calcio.
Il caso caccia assessore Pepe in ritardo sul calendario venatorio 2015. Federcaccia contesta la regione. Ritardi inaccettabili sono ormai la prassi. Dalla regione solo silenzio. Villa comunale, mai più papere al baretto. Quella bianca è morta nei giorni scorsi. Ed ancora il Canadair salva la sede della Team, ancora fiamme dolose a Carapollo, ma l'incendio ieri sera non era ancora domato. In basso vediamo affari generali, rinvio della gara sulla Team non promette nessuno sconto, raffica di emendamenti sulla scelta del socio. Ed ancora a provincia, sarà l'Unione dei Comuni a riscuotere le tasse, anche la centrale unica di committenza e le discariche tra le priorità del riconfermato presidente Leandro Pollastrelli. Pioggia di fondi, in un anno sono arrivati 1,3 milioni per la pista ciclabile, 1 milione per i rifiuti e 22 milioni per i nuovi depuratori. E sui rifiuti SEL chiede il commissariamento del consorzio rifiuti Piomba fino il circolo di Atri Silvi e Pineto, torna all'attacco anche sulle indennità illegittime del consiglio d'amministrazione. Ed ancora sulla costa, Martinsicuro, tolleranza zero per gli ombrelloni abusivi rimossi dalle spiagge libere di Martinsicuro, quelli lasciati anche di notte. E nuovo salasso per i cittadini di Civitella del Tronto, ne parla il consigliere d'opposizione Giuseppe Zunica. Ed ancora nelle cronache, Sant'Egidio minaccia la barista del self-service con un pezzo di vetro, ragazzo va in escandescenze dopo che la colonnina gli ha rubato 10 euro. A Sant'Omero sabato mattina riapre il ponte di Campodino, dopo 4 anni riapre la strada chiusa a causa dell'alluvione. Alba Adriatica, blitz a sorpresa contro gli abusivi, ma i Vucumpra sono già scappati. Vediamo ancora, sempre sulla costa, Giulianova, scatta il divieto di balneazione nella zona camping, le analisi ARTA, limiti di inquinamento superati a 350 metri a sud della foce del Salinello. Sport, le squadre dilettanti si alleneranno nel campo d'atletica della zona Orti. Ed ancora in centro pagina, ragazzo insegue a Giulianova e fa arrestare due ladri, non si ferma l'ondata di furti messi a segno nelle abitazioni di Giulianova appunto. Ed ancora Giulianova, il pesce azzurro al centro della cena organizzata dalla Slow Food e pochi risultati per gli spazzini di quartiere, le aree da tenere pulite sono troppo estese per poter essere controllate bene. Ed ora vediamo questa notizia curiosa. Pineto, due lupi a passeggio tra Atri e Pineto, avvistati da una famiglia in auto nei pressi dell'incrocio per Contrada Ferretti. Il riconoscimento, come abbiamo visto prima, Gianluca Ginoble, ambasciatore di Roseto nel mondo, cittadinanza onoraria per i siciliani, Piero Barone e Ignazio Boschetto. E sempre a Roseto, Marco Scorrano, nuovo dirigente dei lavori pubblici, neonominato, andrà a sostituire il responsabile temporaneo Lorenzo Patacchini. E vediamo in breve, deceduto mentre era alla guida questa mattina ai funerali a Silvi. Ed ancora Roseto, grande successo per i mercati di Cia e Coldiretti. E tra gli eventi a Silvi, la movida Silvarola si accende anche in via Forcella. Ed ora torniamo al Messaggero per vedere la pagina sportiva dedicata all'Abruzzo Sport, che apre con il calcio di Serie B, ragazzo con Pescara nel destino. È scoperto da Donatelli, lanciato da Gasperini e voluto da Oddo. Sempre Serie B, da Versa Coppa si comincia a fare sul serio. Lanciano aspetta per domenica l'Ostica Juve Stabia. Ed ancora non solo sport, un torneo all'Aquila nel nome di tre angeli del basket. E per quanto riguarda il calcio di Serie D, è un Chieti ancora imballato, Ronci, ma cresce bene. Vediamo adesso per quanto riguarda il Teramo Calcio, Chiacchio, smonteremo i fragili
Teoremi, accusatori, Teramo, gli avvocati preparano le memorie di Campitelli e di Giuseppe. E su questo articolo ci fermiamo perché proprio l'avvocato Chiacchio appunto ha terminato ieri la 3 giorni a Teramo per preparare appunto la strategia difensiva con i dirigenti biancorossi ed è stato ascoltato nel servizio l'intervista di Alfredo Giovannozzi. Avvocato, lei ha dichiarato la scorsa settimana che andrà al processo per divertirsi, ma sarà proprio una passeggiata di salute il 12? No, certamente la salute ho rischiato di perderla in questi oramai 2 mesi di lavoro. E come è una dichiarazione che può essere equiparata a quella di un calciatore che va a fare una finale ed è convinto di aver fatto il massimo e che quindi spera di divertirsi, una dichiarazione ottimistica, mi divertirò perché darò il massimo e sono fiducioso di poter spuntare in una situazione che in ogni caso rimane complessa, ma era molto più complessa prima, oggi invece ci sono tanti spiragli che ci consentono di essere ottimisti. Le finali si giocano da favoriti o da sfavoriti? Il Teramo, visto che lei ha usato questa metafora, come la gioca questa finale? No, lo sa che prima della finale gli allenatori non si sbilanciano mai e dire ad un allenatore che è favorito in genere determina una reazione. Perché il ruolo di favorito non lo vuole nessuno. Noi siamo fiduciosi e convinti di portare a termine il nostro risultato, che è la partecipazione al campionato di Serie B nella stagione 2015-2016. Gli allenatori però a volte non fanno pretattica, quelli più coraggiosi danno la formazione. Lei, dopo aver letto in questi giorni tutte le carte e aver tracciato le strategie difensive, qualcosa in più di quella che sarà la sua linea a Roma, la può dire? No, faccio le tattiche e strategie più degli allenatori, più oltranzisti, anche perché i termini per il deposito delle memorie scade lunedì e stiamo ancora lavorando. Se io sono qui oramai già da 2 giorni vuol dire che sto lavorando e sto insieme con i miei colleghi che sono venuti da Napoli, sto facendo il massimo per arrivare in una condizione di tranquillità al dibattimento. Facciamo questa ipotesi, cancelliamo il fatto che c'è ancora un secondo grado di giudizio poi dopo il 12 di agosto, quindi dopo mercoledì prossimo. Facciamo un salto nel tempo di una settimana, spostiamoci a giovedì prossimo, senza il secondo grado di giudizio. Il Teramo tra 7 giorni sarà ancora in Serie B secondo lei? Io credo proprio di sì. Ed ora vediamo, perché ieri sera intanto si è svolta l'ultima amichevole ad Avezzano, l'amichevole Avezzano-Teramo è finita 1-2 per il Teramo, l'ultima amichevole prima, ricordiamo, della prima partita di Coppa Italia che si svolgerà domenica. Quindi vediamo il servizio sulla partita di ieri sera. Il Teramo passa al De Marsi di Avezzano per 1-2 nell'ultimo test prima del debutto ufficiale stagionale di domenica prossima nel secondo turno di Team Cup, quando al Bonolis arriverà il Cittadella. Un Teramo un po' più sciolto rispetto a quello imbalatissimo visto nell'ultima gara giocata a Rivisondoli. Al cospetto della neopromossa in Serie D Avezzano, il primo tempo è un monologo teramano con D'Agostino che apre subito le danze dopo 6 minuti per il vantaggio biancorosso. Il Teramo fa vedere alcune buone cose, colleziona diverse palle gol per il raddoppio, bravo l'estremo di casa Davino sui tentativi di Donnarumma e Bartolomei, anche errori di mira per i giocatori di Vivarini. Nel secondo tempo il tecnico teramano avvicenda 5 elementi e c'è spazio anche per il debutto di Calvano. Dopo qualche leggerezza di troppo sottoporta nel primo tempo, Donnarumma inventa dalla lunghissima distanza il raddoppio al 7°. Il gol spegne il Teramo che sbanda dietro per alcuni minuti e l'Avezzano ne approfitta per accorciare le distanze dopo un giro di lancette all'8° con Di Massimo. Sempre il giovane attaccante classe 96, elemento da tenere d'occhio,
Bellocchio impegna severamente Tonti al 12°. Dopodiché la partita riserva altri cambi e poco altro da segnalare: le buone prove di Amadio e Bartolomei in mediana per un Teramo seguito da un centinaio di tifosi. Diciamo che la squadra si cominciano a conoscere, si cresce, però siamo ancora in ritardo, c'è ancora tanto da lavorare, da affinare le giocate. Oggi è stata una bella partita, penso che la squadra si è impegnata, quindi questa è una cosa importante. Abbiamo avuto tantissime occasioni per far gol, ci sono stati degli errori che dobbiamo essere bravi a evitare, perché se in B se ti capita un'occasione devi far gol, quindi dobbiamo migliorare sicuramente tante cose. Però faccio sempre i complimenti alla squadra che veramente sta lavorando. Stiamo un po' in ritardo perché adesso ci teniamo tanto a far bene la partita di domenica, speriamo di riuscire a fare una grande prestazione. Per quanto riguarda il calcio di Lega Pro, in centropagina ecco le incognite che agitano l'Aquila: Dirty Soccer di Nicola è ai domiciliari, a rischio la presenza al processo, Tortorella ha diritto a difendersi, la sua posizione è da stralciare. E con questa notizia termina la nostra rassegna stampa, quindi tra poco quindi termina TV. Mattino 6, perché vi lascio l'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Grazie per l'attenzione. Ariete, è inutile che chiudiate le comunicazioni con certi amici, perché le vostre responsabilità non potete comunque sfuggirle. Siate più seri e affidabili. Occhio ai sospesi sul lavoro, potrebbero presentarvi un conto salato. Toro, si è risvegliata la vostra fiducia nella vita e in un lampo avete chiaro il vostro ruolo in questo contesto. Approfittate di questi momenti preziosi, riuscirete ad esprimere con chiarezza il vostro vissuto emotivo al partner. Gemelli, le relazioni non sono così calorose come desiderate? Chiedetevi se non dipenda dai vostri comportamenti troppo critici. Se ci sono questioni in sospeso, rimboccatevi le maniche e datevi subito da fare. Cancro, la pazienza e il senso di responsabilità saranno le carte vincenti da giocare nella sfera delle amicizie. State alla larga da un amico opportunista, fate tesoro dei momenti rigeneranti. Leone, sarete sereni e capaci di esprimere ciò che sentite. Gli amici contribuiranno a creare un ambiente caldo e accogliente per farvi sentire a vostro agio. Introducete nella vostra dieta proteine vegetali. Vergine, l'ambiente di lavoro vi stima e vi sostiene e avete idee grandiose da mettere a segno. Felicità sarà anche realizzare i vostri sogni amorosi, in particolare se siete soli e stanchi di esserlo. Bilancia, preparatevi ad una giornata dispendiosa. Si prevedono contrattempi di vario genere, ritardi nelle entrate ma anche spese consistenti. In amore dovrete darvi da fare di più per la persona che più vi piace. Scorpione, piano piano si realizza tutto ciò che desiderate, basta sapere aspettare ed essere tolleranti. Il denaro va e viene, perciò non pensateci troppo, siate comprensivi con il partner. Sagittario, divertitevi e dedicatevi alle cose che più vi piacciono, senza dimenticare le situazioni che non vi soddisfano completamente. In serata un'aria intrigante faciliterà incontri e avventure. Capricorno, non c'è niente da fare, oggi siete i super favoriti dello zodiaco. Il livello di comunicazione tra voi e gli altri sarà eccellente. Sarà magnifica l'intesa con la persona amata, novità per i single. Acquario, gli astri consigliano di prendervela comoda in questo giorno un po' sottotono. Potreste trovarvi nella spiacevole situazione di impegnarvi tanto e ricevere poco. Esaudite i desideri della persona amata.
Pesci, questo giorno porterà occasioni fortunate e prestazioni brillanti a molti di voi, specie se seguirete con fiducia ciò che l'intuizione vi suggerisce. Se avete un'attività autonoma, puntate sulla comunicativa.